Ciao ragazzi, allora vi faccio questo brevissimo vlog, giusto per aggiornarvi su alcune cose. Prima cosa, vi ringrazio tantissimo per gli apprezzamenti che avete fatto sul mio ultimo video, ne sono stato felicissimo perché ho visto veramente tantissimi apprezzamenti, non me l'aspettavo per un video sugli ombrellini, quindi vi ringrazio, è stato molto piacevole vedere quante persone abbiano riconosciuto che magari fino a quel giorno hanno usato gli ombrellini in maniera sbagliata e tramite un mio piccolissimo aiuto hanno risolto questo problema, quindi grazie mille. Seconda cosa, sempre su questo video ho visto che tantissimi vostri commenti mi dicono Ste, guarda che esistono delle staffe apposta per evitare di che praticamente il flash si elevi tanto rispetto al centro e quindi vada a sparare nella parte sopra dell'ombrellino rispetto al centro. Lo so, infatti me l'avete anche linkate, vi ringrazio, però ce l'ho già, nel senso che ovviamente me l'ero già comprata questa sarà argomento di uno dei prossimi video, prima o poi. Diciamo che l'argomento principale di questo video non era tanto le singole staffe, eccetera, era far vedere questo comportamento con il metodo, chiamiamolo il metodo classico, che non è un tipo di vino, ma il metodo classico di funzionamento dei trigger, quindi con la testa classica che viene fornita insieme ai treppiedi, si mette sopra il trigger, si mette sopra il flash e il risultato è che il flash va a finire esattamente sopra. Ma come ho detto nel video, fondamentalmente esistono anche altri tipi di testa, come ad esempio questa. Questa è una testa chiamata staffa ad esse, trovate il link in descrizione qua sotto nella descrizione di YouTube. E come funziona? Come vedete è facilissima, cioè c'è il buco in cui viene inserito il flash in orizzontale, si stringe la vite, ok? Si fa così. Sì, adesso vabbè, non ho guardato bene a che quota l'ho messo. Comunque, il risultato qual è? È che fondamentalmente il flash a questo punto, stando orizzontale, fa sì che qua c'è il buco per l'ombrellino. Ok, lo potete vedere, immagino lo si possa vedere dal video. Comunque, se mette a fuoco, sì, qua, ok? Qua c'è il buco per l'ombrellino. Vedete che ovviamente la distanza tra testa del flash e centro dell'ombrellino è molto ridotta rispetto al totem, come mi piace chiamarlo. Però questo sarà argomento di uno dei prossimi video, non era il cuore di quello che voleva farvi, di quello che volevo farvi vedere. Quindi, ok, vi ringrazio per il suggerimento, ce l'ho già, prima o poi sarà argomento di un video. Come vedete, tra l'altro, se abbiamo un flash che ha anche il trigger, lo spessore del trigger non ce ne frega assolutamente nulla a questo punto perché va a finire qua, ok? Tra l'altro, piccola cosa carina di questo tipo di staffe, chiamate appunto staffe ad esse, prodotte da, ad esempio, io ho quella della Godox, ma le fa anche la Neuer, comunque altri marchi del genere li trovate. Vi linko qualcosa, ve ne linko qualcuna qua sotto in descrizione. Praticamente hanno l'attacco Bowens, quindi voi potete comprare un qualsiasi modificatore di luce Bowens, un softbox, un octabox, eccetera. Lo piantate qua, non so se avete mai utilizzato i Bowens, comunque consiste in tre fori, lo piantate, girate, a questo punto clac, si aggancia e per sganciarlo c'è una levetta qua dietro che pac, si tira indietro, questo, a questo punto rigirando si può sganciare il modificatore, ok? È un attacco classico che vi permette di avere veramente tantissimi tipi di modificatori, quindi anche quelli non dedicati ai flash speedlight, ma modificatori dedicati a flash da studio possono essere attaccati. Comunque, questo, come vi ho detto, sarà argomento di uno dei prossimi video. Prima cosa, quindi ringraziamento e questa. Poi, seconda cosa, vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata oggi. Ringrazio Alessandro che avete visto nel video della Sony per avermi mostrato. Io non lo conoscevo come prodotto, boh, me ne sono innamorato, appena tornato dalle ferie l'ho ordinato. Ovvero questi cosini qua. Voi direte che cavolo sono? Adesso vedete sulla 6D perché mi sta riprendendo la R, di cui parleremo dopo. dicevo, questi affarini qua si chiamano Anchor Links. Vedete, io ne ho messo uno qua, e sono delle figate perché vi permettono di utilizzare una cinghia che è questa, prodotta dalla. Io ho preso quella intermedia, prodotta dalla Peak Design. Farò ovviamente una recensione. Mi è arrivata oggi, quindi l'ho montata. Tempo di provarla, mi piace un sacco, però devo prima provarla seriamente prima di dirvelo. Però volevo farvelo vedere. Praticamente con questi Anchor Links si agganciano qua, ok? Poi si fa così, tac, rimane agganciato, non si toglie più a meno che uno non prema. E a questo punto poi si può mettere la fascia, ovviamente agganciando anche il secondo Anchor Link.
che adesso cerco di far veloce per non farvi perdere tempo, perché il tempo è denaro, tac, ok, si può fare così, no, non sono abituato a usare la macchina fotografica così, allora, no, facciamolo bene, se no poi facciamo fare brutta figura, ok, una roba del genere, ve lo faccio vedere, vedete, quindi sta appesa così, adesso ce l'ho molto corta, però poi si può allungare, insomma, è una robina intelligente a mio parere, perché vi permette di agganciare e sganciare rapidamente la cinghia, che se no rimane sempre attaccata ed è abbastanza una rottura di scatole, soprattutto se come me fate spesso dei video, quindi avete magari posate la macchina, o anche non dei video, fate delle foto su treppiede, avere la macchina sul treppiede con la cinghia magari rompe un po' le scatole, in più le cinghie che danno di base tipicamente segano abbastanza al collo, questa è una cinghia di ottima fattura, vi permette di scorrere, non ve l'ho fatto vedere ma sarà argomento di un video a sé, oltre una volta attaccata può scorrere, la portate immediatamente all'occhio, poi la lasciate andare, ritorna giù, vi sta lungo il fianco, potete metterla dietro, insomma fa, è una cosa molto molto carina, ce ne sono tre modelli di larghezza diversa, il materiale è buono, sembra un po', se avete presente se qualcuno di voi ha una borsa P quadro, io la uso per andare a lavoro tutti i santi giorni, la cinghia che tiene la borsa ha un materiale molto simile a questo, quindi comunque un materiale di alto livello, ve lo volevo far vedere perché è arrivato oggi, come tutti i bimbi ho un giochino nuovo con cui giocare, sono contento, ok? Detto questo, in ultimo vi parlo di questo, ovvero della EOS R che mi sta riprendendo, spero, adesso devo modificare un pochino le luci, al momento ho messo solo un ombrellino, ma come vedete spara luce dappertutto dietro, invece vorrei che dietro rimanesse un po' più scuro e mi illuminasse solo me, quindi dovrei mettere il softbox, però ce l'avevo troppo lontano, dovevo andarla a prendere, non era facile, ho detto vabbè, per questa volta va bene l'ombrellino e anche se arriva luce o dello spill di luce dietro, va bene lo stesso per questo giro, tanto sto solo parlando così. Detto questo, vi volevo dire, oggi la Canon ha presentato un mondo di roba, anche Sony tra l'altro, la Canon però oggi ha presentato, cioè in questi giorni ha presentato la 90D, la M6, che sono due corpi macchina, una è una reflex che però nel momento in cui è attivata la modalità live view diventa una specie di mirrorless perché comunque l'ha messa a fuoco sull'occhio eccetera, quindi tanta roba, la M6 che vabbè a me la serie M non è mai interessata tantissimo, quindi non so bene quanto cambi dalle precedenti, però la M non mi ispira molto, e soprattutto ha presentato altre tre cose, ovvero è finalmente stato messo in commercio il 24-70 f2.8 e il 15-35 f2.8 stabilizzati entrambi serie L per mirrorless, quindi serie RF, che sono molto curioso di provare, soprattutto il 15-35 perché al momento non ho un super grandangolare, cioè un grandangolare per un sensore full frame. Sarò molto indeciso al momento dell'acquisto, ve lo dico subito, tra il 16-35 che mi va anche sulla 6D oppure evolvere, prendere direttamente il 15-35 e usarlo poi direttamente solo sulla R, però il futuro dovrebbe essere mirrorless, quindi Canon sta investendo tanto sulle lenti, quindi mi aspetto che se compro una lente per mirrorless dovrebbe durarmi nel tempo, comunque saranno valutazioni che farò in seguito. Dicevo, oltre al 15-35 e 24-70 Canon oggi ha detto che vi lascio anche il link al video sotto in cui lo dimostra, rilascerà un aggiornamento sia per la R che per la RP, un aggiornamento firmware nel quale viene potenziata in maniera allucinante la messa a fuoco sull'occhio. Voi vi direte vabbè, chi se ne frega, no, era già buona quella prima per carità, però se avete visto il video di confronto con la Sony vedete che ovviamente non erano confrontabili, da quel che viene fatto vedere nel video di Canon sembra che in realtà a questo giro, non dico che Canon sarà come Sony, ma insomma ci assomiglia parecchio, perché la messa a fuoco dell'occhio sarà molto più fluida, non sarà più una cosa che va abbastanza scattoni con il lag tra un frame e l'altro, ma sembra che sia veramente fluida come quella della Sony. In più se guardate il video che appunto è linkato qua sotto di un canale Canon ufficiale, viene ripresa una moto, cavolo, c'è sta moto che fa la curva, fa una S e non so bene come fa, ma segue la moto, cioè voi piantate il pallino, il quadrato della messa a fuoco sulla moto, questo segue perfettamente a vedere così la moto. Vedremo
Nel momento in cui viene rilasciato, ovviamente lo installerò quasi subito, datemi il tempo di installarlo, di fare una prova e ve lo farò vedere, è dato per uscire a fine settembre, quindi insomma quando, tra un mesetto più o meno lo vedremo insieme. Oggi Sony è anche uscita con un nuovo corpo macchina, anzi due, mi sembra la 6100 e la 6600, che sono con sensore APS-C, quindi sono sempre mirrorless ma sono con sensore APS-C, dovrebbero essere l'evoluzione della vecchia, mi sembra 6000 e 6500. La 6000 tra l'altro è un prodottino che adesso è diventata la 6100, la 6100 è un prodottino niente male a mio parere per chi vuole iniziare, perché con 600, 700, 800 euro, non chiedetemi quanto costa precisamente, non lo so, però vi dà tutta una serie di feature di livello, cioè di feature, scusate, sono talmente abituato a usare questi termini inglesi lavorando che non ci faccio neanche più caso, tutta una serie di caratteristiche che insomma sembrano quasi quelle che si trovano sulle mirrorless di alta fascia, come la messa a fuoco sull'occhio continua, la messa a fuoco dell'occhio degli animali, insomma sembra un bel corpo macchina, piccolino, portatile, 700 euro, insomma, a mio parere è tanta roba. L'unica cosa che ho visto che mi dispiace è che non fa il video con l'S-Log, cioè con il log, che è quello che vi permette di, è una specie, il log, per chi non ha mai fatto video, chiamiamolo tra virgolette RAW, cioè è una specie di RAW per il video che vi comprime molto, cioè non comprime, avete la possibilità di avere un bel recupero sulle luci, un bel recupero sulle ombre, quindi il file appena lo vedete sembra slavato da morire, ma una volta lavorato è mille volte meglio di un file che esce diretto dal video. Detto questo, niente, vi saluto e ci vediamo alla prossima, grazie ancora per i 1000 apprezzamenti, vi aspetto su tutti i miei canali Facebook, Instagram, ultimamente su Instagram sta andando alla grande, mi stanno arrivando un bel po' di like, sono contento, tra l'altro ho cominciato a pubblicare anche lì i video, vedremo questo esperimento, purtroppo devo metterli in verticale perché Instagram insomma lavora in verticale, però stanno avendo, cioè, un bel numero di visite, non me l'aspettavo che su tanta gente così guardasse i video su Instagram, veramente, cioè di fronte a un 800 visualizzazioni su YouTube me ne trovo 200 su Instagram, che insomma, contando anche il numero di follower estremamente diverso, mi sa che è una piattaforma che è da considerare. Ci vediamo alla prossima e ciao!